caduta levante, ti abbiamo messo subito vicino a Mara. Grazie, perché giusto, mi sento a mio agio. Certo. Così sto a mio agio. E soprattutto perché ci aiuta a gestire immediatamente la tua canzone d'esordio. Tu sei diventata popolare al grande pubblico nel lontano ormai 2013 con una canzone il cui titolo era Alfonso e che parlava, diciamo così, ricordava a tutti che è una vita di... di merda. Scusami. Ma Alfonso, quale parte aveva in questa vita di merda? No, beh, perché è interessante. Alfonso era una... nome... sì, perché era, faceva la rima, c'era questa assonanza con... è per quello che te l'ho chiesto, mi sembrava. Non esiste, Alfonso è solo una scusa per prendermela con qualcuno. Ho voluto immaginare una festa alla quale non mi divertivo, perché fondamentalmente alle feste non mi diverto moltissimo. E dunque me la sono presa con questo povero ragazzo, ma non esiste. Non credo di avere mai... Te la sei presa con un personaggio che poteva però essere partecipante alla festa. Sì, sì, era proprio il festeggiato. E devo dire, alle feste però ci si diverte dai 13 ai 15 anni, poi in effetti è una rottura di c***oli mai vista, però ogni tanto no, è vero, è ancora una vita di M. No, non l'è mai stata, non lo sarà mai, perché come dice mia madre, la vita è bellissima perché ti dà sempre una possibilità di riscatto, ed è vero. E dunque, di no, fuga, di riscatto, di cambiamento, sempre, fantastico. Continuamente. E quindi va tutto molto bene, è uscito un romanzo che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Parla sempre di Alfonso? No, parla di Alfonso. No. Cambiato Alfonso, abbiamo trovato un altro. Di una più che trentenne, Anita B., che è insomma una giornalista che ha voglia di cambiamento, per l'appunto, e sì, insomma, scontrerà con tre uomini diversi, li incrocerà nella sua vita, e poi il resto è da leggere, assolutamente. Se non ti vedo non esisti. Se non ti vedo non esisti. Perché è già la quinta ristampa, quindi grandissimo successo. Brava, anche come scrittrice, bravissima. A parte la musica, quali sono i tuoi ricordi di Levantina, cioè di Levante da piccola? Ma io, per esempio, sono sempre stata una bambina molto affezionata al mio riflesso. Mi ricordo... Ancora adesso vai matta per gli specchi. Sì, io sono matta per gli specchi, adoro gli specchi, anche quelli antichi. C'è anche nella copertina, no? Questo specchio con il mio riflesso, con il mio doppio. Perché ti piace? Sì, tantissimo. Cosa guardi nel tuo doppio? Ma intanto tutti i difetti. Guarda che piccola. Hai visto? 5 anni. Carina. E mi dice, qui mi dicevano tutte le volte i compleanni in terrazza, in questo terrazzo grandissimo, la mamma faceva queste torte molto buone. Foto. A ti metti in foto. Riti, fai un sorriso io. Sei una adesso, no, perché ti spiego, mi mancava un dente che mi è cresciuto. Come me vedi oggi quel sorriso? A metà. Sorridevi come me, a metà. Sì. Perché mi è cresciuto, quando ero piccolina, mi sono piazzata davanti a mia sorella che era sull'altalena, mia sorella con queste gambe, che si faceva spate, mi ha dato un calcio per sbaglio, mi è volato un dente e non mi è ricresciuto fino ai 7 anni, quindi fino al settimo compleanno ho riso così. Seria. poi mi è cresciuto fortunatamente. Quella è Palagonia, la Fashion Week di Palagonia. Sì, a un certo punto invece da Palagonia sei andata via e sei andata a Torino. Cosa è successo? Allora, io nel 96 è mancato mio papà e noi eravamo 6, eravamo una folla a casa, era stupendo. E quando è mancato quest'uomo fortissimo che riempiva ogni stanza di casa, mia madre insomma ha deciso di in qualche modo darsi l'opportunità di essere felice ancora. Infatti grandissimo modello di vita per me lei. E siamo tornate dai genitori di mamma, perché noi siamo tutti siciliani, però... La mamma era torinese. La mamma è cresciuta a Torino, in quanto all'epoca qualche siciliano partiva per trovare lavoro, e quindi mia mamma è cresciuta a Torino. E dunque da lì io ho preso a fare insomma le scuole superiori a Torino. E... Eccola! Con la tua mamma. Bella donna. La mia mamma è così bella
che quando faccio le foto con lei io sono veramente un cesso e lei no. Ma non esageriare, però. Però lei è bella. Ha questi tratti normanni, è chiarissima, gli occhi verdi, è molto delicata. Tu però hai fatto davvero tutto da sola, cioè probabilmente ancora prima di essere Levante, da quando eri Claudia, perché io se immagino una cantante, una cantautrice come te e la penso in un talent, per esempio, ma fai mangiare la polvere a tutti. Questo non lo Come mai tu non hai pensato di partecipare a un talent? Io, per il tipo di persona che sono, per il tipo di carattere che ho, non sarei mai riuscita a rimanere dentro la griglia. Ah, un po' imbrigliata. Sì, di un copione, di un qualcosa, non ce l'avrei fatta. E avevo bisogno di essere indipendente, di scegliere da me, di fare i miei errori. E avevo bisogno che qualcuno semplicemente mi tenesse la mano. Attenzione, nulla ti dà nulla per nulla. Voglio dire, non credo che tutto sia da demonizzare, dire scusate, sì, ci sono delle cose che funzionano per il pop. Se tu non sei pop è meglio di no, voglio dire, ognuno ha la sua strada e fa la sua scelta e il suo carattere e il suo percorso. Forse qui oggi abbiamo proprio la risposta al provino del talent, proprio del tuo ultimo video, che non me ne frega niente. E abbiamo un pezzo che ascoltiamo insieme. Ultimo disco, nel caos, distanze stupefacenti. Nel caos, distanze stupefacenti, sì. Io amo questi titoli che confondono, a proposito di chiarezza. No, non è mica vero, perché non me ne frega niente, mi sembra che sia abbastanza chiaro. Molto diretto, sì. Cioè, tutto diventa reale soltanto in rete, che è un'assurdità. Dovremmo tutti un po' disintossicarci, no? Da questa sorta di pollice bionico che sta sempre lì a controllare, a parlare, ma poi nel concreto non facciamo niente di grande. Cla, come ti è venuta l'idea della copertina? Perché l'idea del video è chiarissima, ma l'idea della copertina ci sei tu, sdraiata con un pezzo di coscia ancora su una poltrona, mentre ti guardi davanti. Dimmi, spiegamela. Allora, sei caduta, l'hai fatta da te. Nel caos di stanze stupefacenti io sono totalmente caduta nel caos, sono caduta dalla poltrona, quindi addio postura elegante e austera, sono caduta e sono caduta nuda e cruda. Quella è un'immagine di una bambina che è caduta dalla poltrona ed è caduta sul suo riflesso, è caduta sul suo specchio. Anche perché a volerle cercare le tue foto, che non sono quelle di una bambina, ma sono quelle di una donna bellissima che con lo specchio e con la propria immagine anche ci gioca e anche da sexy, basta aprire Instagram, trovate tutto quello. Sei bravissima su Instagram. Cioè, tu ti fai delle foto pazzesche. A me piace. Sei un po' la regina dei selfie. Ma forse non lo sai, che ne abbiamo un'altra di regina dei selfie, sì? Che forse è stata lei a farti cadere dalla poltrona. Vediamo chi è. Eccola! È giusto. La professionista. Grazie. Date a Cesare quel che è di Cesare. La didascalia conta, perché veramente mio padre mi stava raccontando roba di beautiful in quel momento. Comunque, come diceva Levante, sei molto sexy. Basta lo sguardo, Dani, no? Ma perché anche il giorno in cui ti senti un cesso con i piedi, o ti fotografi i piedi, che è l'altra cosa fotografata su Instagram, o se no, sii coraggiosa e fatti una foto con la maschera per i pori sul naso. Dai, siatelo. Carino, molto carino. Senti, sei così brava che forse è arrivato il momento di insegnarci. Vabbè, Daniela ti può dare senz'altro una mano a farsi il selfie perfetto. Ok, come vuoi. Allora, una cosa che bisogna sempre fare, che faccio sempre, è pulire l'obiettivo. Sì, pulisce l'obiettivo. La gente si fa le foto opache e dico, ma cosa hanno fatto? Però attenzione, così, con la manetta. È già un filtro che io chiamo di rivombrosa. Cioè, se volete avere quell'atmosfera un po' bella, un po' sognante, così lasciate l'unto solo, ma poi adesso è pulito. Io non l'ho mai pulito in vita mia.
mia, cioè lo scopro adesso, te lo giuro. Io non ho mai fatto, non sono capace di farmi selfie. Insomma, è brutta questa faccia che spunta via dai fornelli. Provate a inquadrarvi nella vostra posizione migliore. Io, per esempio, ho iniziato la nostra fare una luce. Ma che belle che siete, guarda. Madonna. E poi vai così.